Dottor Andrea Stimamiglio, il segretario regionale del FIMG, il sindacato dei medici di medicina generale, volevamo parlare con lei della fase 2 dell'assistenza territoriale, come siamo messi? Ma guardi, la fase 2 praticamente è partita lunedì. Sì. La situazione secondo me è preoccupante perché la gente, finita la fase 1, dice: ah, bene, viveri tutti, per cui innanzitutto sono praticamente raddoppiate le visite in studio e Sì. diciamo che noi molto faticosamente stiamo cercando di mettere delle regole, cioè continuano le visite solo su appuntamento e stiamo cercando di non far venire l'accompagnatore durante le visite, che è una cosa un po' non da medicina di famiglia, no? Perché sono sempre venuti marito e moglie, figlio Sì. e padre, cioè è anche una cosa un po' antipatica, mi rendo conto, però il fatto di venire in due o in tre, come sempre è successo, e anzi è una cosa bella, diciamo, della medicina di famiglia, adesso è meglio che non succeda, perché Certo. significa creare ressa in sale d'attesa. E quindi questa, siccome la sala d'attesa non è di solito di 100 metri quadri, questa cosa qua è pericolosa praticamente. Perché si presentano anche senza appuntamento adesso in questa fase. Guardi, Ah. è capitato, devo dire, che per esempio ieri mi si è presentata una persona anziana dicendo: ah, dottore, non riesco a prendermi la pressione. E fuori dal mio studio c'è un cartello di 1 metro quadro dove c'è scritto: non entrate senza appuntamento, no? E Sì. infatti ho visto che era un po' titubante. Io gli ho detto: ma scusi, c'è scritto, dice: ah, ma sì, non sapevo come fare, eccetera. Allora ho detto: beh, in caso poteva telefonare. Poi una volta che è dentro ovviamente l'ho lasciato, però questa è una cosa pericolosa perché in realtà ha incrociato chi usciva dal mio studio e chi invece stava aspettando. Ecco, per Certo. cui E questo è un po' legato anche, come diceva lei, al fatto del liberi tutti, che la gente pensa che adesso sia passato il pericolo anche. ma beh, un po' sì, un po' lo aspettavamo, ecco, questo momento, diciamo, della fine fase 1, ecco, Sì. quindi diciamo che anche emotivamente, insomma, si può anche capire. Però ripeto, questa secondo me è una cosa pericolosa, perché in realtà non è liberi tutti, anzi, è più pericolosa questa fase in cui aumentano i contatti sociali e in cui possono essere, diciamo, non capite anche certi segnali di pericolo. Le faccio un esempio: oggi, cioè fino a 2 settimane fa, se una persona aveva la tosse e aveva mal di gola, mi chiamava e mi dice: ma dottore, non avrò mica il Covid. Oggi mi è capitato un ragazzo in studio, che è giovane, avrà 23-24 anni, che aveva mal di schiena. E mi dice: ah, dottore, si sono venuto per il mal di schiena, ma già che ci sono, ma lo sa che ieri sera devo aver preso freddo, per cui ho mal di gola e diarrea, che lei sa che è Sì, uno dei sintomi classici del sì. Covid. Per cui io me lo sono ritrovato a 80 centimetri di distanza, l'ho visitato, quindi sono entrato in contatto. Ovviamente noi abbiamo le nostre precauzioni, avevo guanti, camice e mascherina, però tant'è, voglio dire. Lui non si è neanche reso conto, ecco, di questa cosa qua. In questo senso dico, 20 giorni fa ci pensavano tutti e Sì. adesso secondo me è il rischio che non ci pensi più nessuno. Parliamo dei pazienti a domicilio, Covid e non Covid. Qual è la situazione dei non Covid visto che i servizi sono rimasti congelati per 2 mesi? Guardi, la situazione è questa, che noi, per quanto riguarda le visite a domicilio, stiamo cercando di organizzarci per farle una a turno. Sì. Dunque, ci sono i pazienti più propriamente Covid o i controlli che sono seguiti dai GSAT. I GSAT sono delle organizzazioni di medici che fanno capo ai diversi distretti. A Genova ci sono 6 distretti. Ogni distretto ha un GSAT, cioè una squadra di un medico
con un autista oppure con un infermiere che si barda e va a casa di questi pazienti per controllarli. Noi come medici di famiglia non possiamo far parte dei GSAT per legge, però ci siamo organizzati per fare a turno le domiciliari e abbiamo anche noi 6 squadre, una in ogni distretto. Quindi in ogni distretto praticamente ci sono una squadra di GSAT e una squadra di medici di famiglia. Abbiamo una chat, sappiamo, ci siamo auto-organizzati, devo dire anche una cosa carina, nel senso che è una cosa spontanea, no? Nel senso che non è che stiamo a vedere, io ho fatto 1:15, tu 1:20 o 3 ore, eccetera. Quando uno può lo dice, e fino adesso non abbiamo mai avuto turni scoperti. Noi sappiamo chi è di guardia il giorno dopo, lo chiamiamo e gli diciamo che paziente andare a vedere e quali problemi ha. Però voi seguite quelli non Covid, è corretto? Guardi, non è vero, ma fino a un certo punto. Ah. Nel senso che quando è capitato un turno a me, ho visto una paziente che meritava un tampone. Per adesso noi non abbiamo i tamponi, gliel'ho fatto fare, anzi gliel'ho fatto fare appunto da GSAT perché è passata, diciamo, di mansione, però questa era una persona molto a rischio, febbrile, contorse, eccetera, eccetera. E poi fra l'altra cosa l'ho fatta anche ricoverare. Il 30 marzo le dichiarazioni della regione annunciavano 10 squadre GSAT operative. Quante sono oggi? Uno per distretto. Sì, uno, esatto, per distretto. Sì. E 6 squadre non sono poche secondo lei? Dopo, diciamo, un primo periodo di assoluta confusione, ecco, anche la novità, ma devo dire che adesso funzionano abbastanza, nel senso che ti fa la visita entro 3 o 4 giorni. Noi comunichiamo sempre gli estremi dei pazienti con le principali patologie, ti chiamano, ti dicono come hanno trovato il paziente e insomma c'è una concertazione per cercare di capire cosa fare, ecco, quindi una cosa comunque positiva, ecco. E per quanto riguarda, c'era stata una polemica sui DP che i GSAT non avevano le tute, eccetera. Adesso invece la questione, che lei sappia, si è normalizzata. Anche per voi come siete messi coi DP? Guardi, molto meglio di un mese fa, sicuramente siamo sempre un po' in bilico, nel senso che le riserve insomma saranno aumentate per 7-10 giorni, ecco, poi di domani non c'è certezza, come suol dirsi. Una novità dell'emergenza sanitaria è stata la dematerializzazione della ricetta. Come è stata accolta dai medici di famiglia? Devo dire che la regione è stata molto attenta, era una cosa che noi chiedevamo da molti molti anni, dal 2013 per la precisione, la dematerializzazione vera della ricetta, cioè nel senso che fino a oggi, ma noi dal 2013 lo chiedevamo, noi dovevamo stampare la ricetta, invece tutti sanno che oggi se vogliono posso avere un messaggio sul cellulare e andare in farmacia col cellulare e avere la ricetta. Questa, diciamo, in questa tragedia che c'è stata, possiamo anche capirla così, però qualcosa di positivo sicuramente è nato, è stato uno scossone e in 2 settimane siamo riusciti a metterci d'accordo con le ditte che producono i nostri software e con Liguria Digitale, con la regia di Elisa, e siamo riusciti a avere questa benedetta ricetta dematerializzata vera. Adesso l'obiettivo è un altro, una cosa molto interessante, io spero che la regione porga attenzione a questa cosa qua, e l'idea sarebbe di avere sui nostri programmi direttamente gli esami dei pazienti, ma se ne immagina che razza di vantaggio, nel senso, paziente anziano, fa qualcuno a fargli il prelievo a domicilio oppure va una volta, se ce la fa, negli ambulatori a fare il prelievo. Nessuno deve tornare a prendere i suoi risultati, perché se lui è d'accordo e firma per la privacy, noi li riceviamo direttamente sui nostri computer. Questo significa che io, senza farlo scomodare, tiro sul telefono e gli dico gli esami. Cioè, questa sarebbe una rivoluzione. E visto che l'appetito viene mangiando, a noi piacerebbe anche il fatto di fare delle televisite, un po' come stiamo facendo noi due, no? Ci vediamo, no?
ma sarebbe molto carino, se abbiamo bisogno anche di una visita specialistica, di far comparire il terzo riquadro, cioè medico curante, paziente e specialista, no? E insieme parlano del problema del paziente. C'è un colloquio fra medici, io conosco il mio paziente, lo specialista, le sue competenze specialistiche, e si vede se si riesce a risolvere, diciamo, con un colloquio il problema del paziente, che molte volte può essere così, sa, perché, non so, metta che, non so, una persona ha un problema di tiroide, non sappiamo bene quale potrebbe essere il nuovo dosaggio dell'otirox, potrebbe essere risolta così. Sì. Poi chiaramente se sta cosa ha bisogno della visita, no, allora a quel punto lo specialista deve, certo, fissare un appuntamento col paziente. Però anche questa cosa secondo me potremmo esserci vicini, quindi potrebbe essere una novità. Quindi avete già intavolato delle trattative con la regione, con Alisa, su queste, sì, questioni? Per quanto riguarda il ritorno degli esami nelle nostre cartelle, sì. Ne stiamo parlando da 2 settimane. E appena riusciamo a ottenere questa cosa qua, e i nostri programmi saranno pronti ovviamente per ricevere questa cosa qua, partiremo poi con questo nuovo obiettivo. Poi l'obiettivo ancora successivo sarà quello di, non so, per i dermatologi, filmare per esempio la dermatite dei nostri pazienti, ovvero anche i nei, no? E mandarglieli, cioè cercare di riuscire a fare della telemedicina, nel senso che si deve muovere l'immagine, si devono muovere le informazioni, ma i medici e i pazienti se possono stare a casa. Lei capisce anche il valore di questo, no? Nel senso che se un paziente a casa mi vede, ma non c'è rischio che passi uno virus, o da lui, certo, oppure da me, perché io di me non sono poi così sicuro, come so dirsi. E poi se si tratta di anziani, il fatto di vederla comunque è anche un fattore, sì, che li tranquillizza. Assolutamente, comunque, sì, sì, anche no, psicologicamente, anche certo. Sicuramente è una cosa che serve. Certo, quindi nella fase 2 i medici di famiglia, i medici del territorio non sono stati così dimenticati come c'era il rischio, come è stato nella fase 1 peraltro. Ma, sa, dimenticati, cioè non, a me non piace lamentarmi, ecco, questo diciamo in linea di massima, ma... diciamo che ci sono delle iniziative, che noi stiamo cercando di prendere delle iniziative, la regione fino adesso ci è venuta dietro e noi contiamo che continui a venirci dietro. Inizio della fase 2, lei diceva liberi tutti, teme che a metà maggio ci possa essere un altro picco come alcuni dicono, per i nostri comportamenti sconsiderati, ecco. Guardi, fino adesso ho fatto i complimenti alla regione, adesso invece devo fare un appunto, nel senso che a mio modo di vedere dovrebbero essere fatti molto più tamponi, cioè tutte le persone che vanno a lavorare e quindi sono in ambienti comunque non sono all'aperto, sì, e ho capito che bisogna mantenere i 2 metri o il metro di distanza, no? Ma alla fine poi questo difficile. Potrebbe non essere vero. Per cui secondo me bisognerebbe fare dei tamponi a tappeto a chi torna a lavorare. Questo potrebbe, o un domani anche per chi torna a scuola quando si riaprono le università. Sì. Perché il fatto del contatto ravvicinato potrebbe implicare dei grossi rischi. Anche perché lei sa che ci sono purtroppo i pazienti asintomatici ma che sono positivi, questi sono dei diffusori, sì, quindi senz'altro le distanze sociali, senz'altro la mascherina, senz'altro la misura della temperatura anche a distanza come fanno gli aeroporti eccetera, ma a mio e nostro modo di vedere, perché tutti noi medici di famiglia siamo d'accordo, bisogna fare più tamponi. Quindi questo è il messaggio forte che stiamo cercando di portare avanti.